La porta centrale, alla quale si accedeva dalla loggia, era aperta e si intravedeva all'interno l'ampio salone. Il sole illuminava a fasci lunghi parte delle decorazioni alle pareti. Non ero mai entrata prima d'allora nel salone. Percorsi l'intera stanza, rapita da quel multiforme groviglio di corpi che sembrava cercare un modo per uscire dalle pareti. Mi assalirono emozioni ed escrementi di animali, di maestosità e di sofferenza, fierezza e condanna, di radici fresche, e mi abbandonai ad esse. Cieca. Fu allora che da qualche stanza interna alla villa sentì alcune voci, finché distinsi la risata di Marzio, un gemito della ragione. Ancora una volta è tornato a me. Ieri l'ho sentito arrivare, con il primo fiato del sole dalle grate della finestra. È un soffio leggero, che sa di violetta e erba cruda, si infila nell'anima e la cattura, perdutamente. Quella sera Marzio e gli altri nobili tornarono alla villa in compagnia di altre fanciulle. Vedo. Qualcuno di loro fece della musica all'inizio, ma ben presto altri suoni riempirono l'aria. Le finestre del salone erano spalancate, nonostante la notte fosse fresca. Le risate delle donne lasciarono il posto a grida, prima divertite, angosciate poi, coperte solo in parte dai rumori di stoviglie rotte e tavoli rovesciati. Dal tavolo della cucina, gli odori dell'aglio secco e della fresca erba cipollina salgono a colmare i miei sensi. La mia mano cerca la lama del coltello. Il freddo metallo non mi fa paura. Riapro gli occhi, continuo il mio lavoro. Carne, sangue e acqua di fonte, e erbe e radici dentro alla pentola di rame. Sarà il cibo per il mio padrone, ora che sta per tornare.